tutti sembravano, a partire dal vescovo, sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, che è Pratese, i nostri valenti funzionari, coloro che hanno seguito e curato questo difficile e meraviglioso restauro, tutti hanno parlato come un'orchestra, forse assistiti dalle chiarine che ci hanno anticipati, e hanno detto sostanzialmente una cosa, e io concludendo voglio sottolineare con grande gioia, con grande gioia. Oggi si ritrova in questa cattedrale così bella il senso e la fisionomia di una città che, se voi chiedete a un italiano, ma non solo ad un italiano, perché il grande talento di Prato in questo secolo che si è concluso è stata l'enorme crescita economica, produttiva, quello che ha trasformato una città in protagonista internazionale nel settore del tessile, con la sua ascesa, con i suoi problemi, con le sue difficoltà e con la costante capacità di rinnovarsi. Però Prato, per riprendere un'espressione del sovrintendente, ha una grazia particolare, che è la grazia dell'arte e della cultura, che si ritrova qui associata alla grazia dell'evento religioso e civile di un tempo, che si incontra nella sua cattedrale con l'opera di Filippo Liberi, e che è la grazia che si svolge anche nell'arte contemporanea e nelle meravigliose realizzazioni che questa città e che si trova anch'essa in Duomo ha saputo indicare all'Italia e al mondo. Quindi il mio motivo di gioia particolare è questo giorno di festa, quale il merito va a tutti coloro che sono stati ricordati, quindi il merito va interamente a chi ci ha lavorato, a chi ha investito, a chi ha dato la sua professionalità, la sua passione, il suo talento in questi anni, il suo lavoro. Oggi però vorrei rendere onore a Prato, città di industria, città di lavoro e città di cultura e di talento creativo, una città che oggi ritrova i suoi grandi dell'arte e della storia, che ritrova le sue capacità nell'arte contemporanea e che invita gli italiani a farsi conoscere e a farsi riconoscere per questa grazia, per questa qualità. Vorrei dire da questa bellissima cerimonia, dall'emozione che ci deriverà dalla caduta di questo drappo, dunque dalla possibilità di visitare di nuovo nella loro pienezza questi affreschi meravigliosi, questo ciclo che è alla pari del ciclo di Giotto, la Cappella dei Vescovedi a Padova con il restauro che si è fatto, di Piero della Francesca in Arezzo, e dunque uno dei cicli pittorici più importanti del mondo, essendo uno dei cicli pittorici più importanti d'Italia. Vorrei dire ai non pratesi, venite a scoprire la bellezza di Prato, perché Prato è la sua storia moderna, ma è anche la sua bellezza storica, artistica.